Buongiorno, vedo che ha fatto acquisti alla fiera, su cosa si è orientato? Sui bastoni pedali in montagna. Ah, ecco, che fanno passeggiate. Sì, sì, sì. Questo di mia moglie sono questi. Ah, ecco, quindi lei è il cavalier servente. Perché... Io penso ai bastoni per camminare. Per pulire il termosifone. Almeno, credo. Le mancava questa cosa dentro. Esatto, bravo, è dall'anno scorso che li fa il filo. Non poteva farne. No. La fiera serve anche per questo. Sì, come no, anche per fare una passeggiata. Poi oggi si sta proprio veramente bene. Ho comprato la mano per il cane. Ah, ecco, perché c'è il cane. Sì. Adesso faccio. Primo giro. No, occhiali questo... però, anche questi. Questi, vedi. Insomma, quindi la fiera. Se no non ci vedo, allora bisogna comprare qualche occasione, c'è, dai. No? Poi insomma il mare, il sole, va bene. C'è un po' d'aria buona, dai. La moglie ha già comprato. È andata un po' più avanti lei. Siamo divisi i compiti proprio. Di dov'è? Io sono di Calcinelli. Quindi siamo di casa, viene sempre alla fine. Quasi tutti gli anni. Immancabile. Questo è immancabile, dopo andiamo a quella di Senigallia, dopo anche. Tocca farle tutte, tutte. Sennò non si può. Non si vive senza la fiera. Chiedo scusa, state comprando i dolci alla fiera, il torrone, dolciume, non possono mancare. È vero, ecco. È una tappa, ecco, obbligatoria quasi. La scusa sono i bambini, le anime innocenti. Poi dopo, i nipoti, con i nipoti, si approfitta. Vabbè, insomma, tutto ci sta. Tutto ci sta, è vero, Giovi. Cosa ha preso? Adesso decidiamo. Ecco, l'imbarazzo della scelta non manca. Non manca, come sempre, questa è la tappa, come dicevo, obbligatoria delle fiere. Perfetto, grazie. Cosa avete comprato? No, un po' di tutto. Un po' di tutto, alla fiera. Giubbotti invernali. E quindi insomma. Qualche giocattolo per i bambini. Insomma, si trova un po' di tutto alla fiera. Sì, tutto, c'è tutto. Basta non venire con i figli. Ecco, che quelli sono un altro attacco. Esatto. Va bene, cose utili insomma. Esatto.